31 dicembre San Silvestro, per augurarvi una fine di 2017 e soprattutto un inizio di 2018 meraviglioso, non potevamo che dedicarci a dei professionisti della ristorazione. Siamo da Trattoria 21, da Paolo Zaccaria, e si mangia il pesce in questa giornata e nei cenoni, insomma, non mancheranno le ricette. Quelle che ci proporrete tu e lo chef Emanuele Cordisco, che in cucina con te, sono ricette particolari che partono dal pesce, quindi ingrediente che a vasto non può mancare mai, però con delle lavorazioni e rivisitazioni particolari. Cosa ci preparerete? Sono tre piatti, un antipasto, un primo piatto e un secondo, che sono un po' fuori da quelli che sono i canoni della tradizione vastese. Il primo piatto, quindi l'antipasto, non il primo piatto, sono dei bocconcini di triglia con una gelatina di fumetto di crostacei su una polentina agli aromi croccante. E il primo piatto invece è una chitarrina con gamberi, pesto di rucola e pistacchi, che è uno dei piatti che va per la maggiore qui come nel nostro locale. Infine un piatto che si fa solo in questo periodo dell'anno perché ci sono i calamari freschi, e sono i calamaro ripieno cotto a bassa temperatura, quindi sotto vuoto e cotto a bassa temperatura, con patate, una dadolata di patate al timo e del peperone arrosto. È un po' una variante del calamaro con i peperoni, cioè nel senso preferiamo utilizzare in questo caso la cottura sotto vuoto a bassa temperatura, perché è una cottura che riesce a lasciare molto morbido sempre l'ingrediente, e quindi c'è una texture del calamaro che è molto particolare. Dicevi che tra l'altro di questi piatti qualcosa si troverà anche nel menù di questa sera della vigilia del Capodanno, e soprattutto l'antipasto è un'anteprima perché poi anno nuovo sarà inserito, quindi lo presenti questa sera per la prima volta. Sì, l'antipasto entrerà in menù dal 16 di gennaio e viene presentato questa sera. Potrebbe variare, nel senso che se ci sono le triglie si fa con le triglie, se c'è altro pesce si fa con altro pesce. La chitarrina invece è un piatto che è diventato un piatto un po' molto importante per noi perché ha riscosso un grande successo, e quindi anche quello si trova sempre in menù. Il calamaro, come dicevo prima, è già presente in menù anche lui, ma si troverà solo, penso, per il prossimo mese e mezzo, non di più. Allora andiamo in cucina per vedervi all'opera e vedere come questi piatti prendono vita nella vostra cucina.
colori e diciamo la bellezza di questi piatti è evidente, chiarissima. Peccato che non abbiate potuto sentire i profumi che noi abbiamo assaporato così mentre lo chef Paolo Zaccaria cucinava, e soprattutto il gusto, che poi assaggeremo e ci sarà occasione poi di assaggiarli venendo qui da Trattoria 21. Con questi tre piatti che abbiamo presentato all'inizio e che ci hai preparato magistralmente, cogliamo l'occasione per augurare una buona fine di 2017 e soprattutto, visto che ormai mancano pochissime ore, un fantastico 2018. Auguri con gusto, sono gli auguri migliori che possiamo fare. Auguri anche da parte mia, vi ringrazio per questa opportunità e auguriamo a tutti gli spettatori un sereno soprattutto 2018, di cui c'è secondo me gran bisogno. E come si dice, buona fine e buon principio, auguri a voi tutti.